Angelo Pagno, un anniversario importantissimo per lei, 30 anni dal trapianto. Cosa si sente di dire e soprattutto quali sono i momenti più importanti in questi 30 anni? Beh, veramente ce ne sono tanti, però prima di arrivare alle cose molto molto importanti voglio dire che oggi sono 30 anni di trapianto e il primo trapianto io l'ho fatto precisamente il 25 di maggio del 1992. Chiaramente dopo 17 anni sono ritornato in dialisi e dopo 9 mesi, precisamente nel 2009, ho fatto il secondo trapianto da una donatrice donna. Chiaramente io esprimo tutta la mia gratitudine verso i miei due angeli e grazie a loro se io faccio queste competizioni nazionali e internazionali dove non posso mai dimenticare il gesto che hanno fatto per me. Lei infatti è diventato un simbolo di speranza e un simbolo che anche con un trapianto la vita può continuare bene, può continuare in salute anche grazie allo sport. E vogliamo anche dire quanto è importante donare. Certo, la cosa importante che volevo dire prima era proprio questo, e ancora una volta faccio un invito, anche se io tutti i giorni sono nelle scuole, nelle piazze, in giro per l'Italia, in giro per il mondo, a portare il messaggio per la donazione degli organi. Basta un semplice sì per diventare donatore di organi. Le sue prossime competizioni? Allora, 17-19 giugno saremo ai Giochi Nazionali Italiani al Saini di Milano. Dopo c'è una partenza, precisamente fra 11 mesi, in Australia a Perth per i mondiali, dove io nel 2019, lo voglio ricordare, ho vinto i mondiali a Newcastle in Inghilterra. Guarda, io mi sono ammalato più o meno all'età di 25-26 anni, io questa cosa l'ho scoperto per caso, questa insufficienza renale cronica, e chiaramente per me mi è cascato il mondo addosso, essendo che giocavo anche a calcio, era la mia dove mi dava la possibilità di vivere giocando a calcio, si guadagnava qualcosa, in quel momento mi è crollato tutto addosso, chiaramente non pensavo che superato quella fase la mia vita sarebbe cambiata completamente. Invece basta vedere gli ultimi risultati ottenuti con due trapianti, mi ha rivoluzionato la vita nel bene chiaramente, ma chiaramente io ogni minuto quando sono in pista, quando sono a casa, penso anche ai miei donatori, perché senza di loro io oggi non potevo essere qui.